una nuova pagina, una nuova parte di Polifemo. Ci stiamo occupando dei riti della Settimana Santa nella provincia ionica. Siamo qui a Leporano per la 24esima edizione della Via Crucis Vivente. Siamo con Monsignor Pasquale Morelli. Una manifestazione, un evento molto toccante che vede coinvolta attivamente, spiritualmente la comunità leporanese. Con Monsignor Morelli, così per tappe, diciamo, commenteremo i vari momenti della Via Crucis, e ora siamo qui appunto per quanto riguarda l'ultima cena e la lavanda dei piedi. È giunta la 24esima edizione questa manifestazione voluta da me e dai giovani della parrocchia all'inizio del mio ministero pastorale in questa comunità, per dare un maggiore rilievo appunto ai riti della Settimana Santa, non solo per la nostra comunità di Leporano ma anche un po' per la provincia ionica, per il capoluogo, anche per la nostra città di Taranto. Fu voluta il lunedì santo ed è stata realizzata sempre in questo giorno, proprio per non sovrapporsi poi ai grandi momenti che fra poco vivremo appunto nel capoluogo ionico, come la processione della Dolorata, la notte del giovedì santo, e poi la processione dei sacri misteri, no, il venerdì santo e sabato santo mattina. È un evento importante per noi perché coinvolge tutta la nostra comunità, ma soprattutto ci aiuta a rivivere in maniera profonda, spirituale. I dialoghi infatti sono tratti tutti dai Santi Evangeli, le ultime ore della vita terrena di Gesù, a iniziare dall'ingresso di Cristo in Gerusalemme, nella città di Gerusalemme, che avviene in maniera trionfale. Il Signore viene accolto festosamente dalla gente che stende mantelli al suo passaggio e con rami e fronde lo accoglie come il Cristo Re, come il figlio di Davide, come il Messia. E il momento poi dell'ultima cena, chiamata così perché è il momento in cui Gesù dona a noi se stesso nel sacramento della Eucaristia, si coglie tutto il pathos dell'amore di Dio per noi, la preoccupazione di voler farsi intimo a noi appunto attraverso il dono dell'Eucaristia. E in questo contesto denotiamo la figura di Giuda, ecco, una figura emblematica che, anche se riceve da Gesù l'atto di amore dell'Eucaristia, non è fatta solo come gli altri. Infatti rimurgina già di andarlo a tradire, a venderlo per 30 monete di argento. E poi abbiamo questo confronto, ecco, con l'apostolo Pietro, che come sempre emerge una figura diciamo particolare, no? Una figura che promette al Signore ma che di fronte poi al pericolo, ecco, viene meno. E Pietro un po' incarna tutti l'umanità sofferente, sì, talvolta debole, che per questa debolezza cade nel peccato, sì. E dicevo, infatti Pietro un po' interpreta tutti noi, la nostra fede, che spesso ha degli slanci nei confronti di Dio e dei momenti anche di cadute, di mancamenti, dove magari quelle promesse fatte non riusciamo a mantenerle proprio a motivo della debolezza umana. Lavi i piedi a me. Pietro, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Signore, tu non mi laverai mai i piedi. Se io non ti laverò, tu non avrai parte con me. E allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Siamo ora con il dottor Daniele Pisani, subcommissario del comune di Leporano. L'amministrazione comunale di Leporano, commissariata retta appunto dal commissario, è comunque vicina a questa manifestazione, a questo evento che ormai fa parte, come dire, del tessuto, delle tradizioni, della storia, del sentimento popolare e religioso della comunità leporanese. Sì, noi come struttura del commissario
commissario, dottor Mario Volpe, e io come subcommissario siamo stati molto lieti di accettare l'invito di don Pasquale Morelli per quanto riguarda la partecipazione a questi riti che, come in tutta la provincia ionica, sono molto rilevanti sia dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista sia storico, culturale, ma anche di coesione sociale e di partecipazione della vita cittadina. Quindi per questo partecipiamo molto volentieri e con sincera devozione. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Sedetevi qui mentre io vado più in là a pregare. La mia anima è triste fino alla morte. Vegliate e pregate con me. Padre, Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Padre mio, dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Colui che mi tradisce è vicino. Salve, maestro! Giuda, con un bacio tradisce il figlio dell'uomo. Chi cercate? Gesù Nazareno! Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Soldati, arrestatelo! Pietro, rimetti la tua spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il padre mi ha dato. Arrestatelo! Un altro momento di questa Via Crucis, il momento dell'orto del Getsemani. Sì, abbiamo appena vissuto questo momento molto importante nella vita di Gesù perché è il momento apicale, possiamo dire, della passione, perché è in questo momento che nella preghiera Gesù ha la forza per poter affrontare tutta la passione che sta da questo momento per vivere, di affrontare il processo davanti al Sinedrio, di affrontare il momento del processo davanti a Ponzio Pilato e poi ovviamente la croce e tutti i patimenti annessi ad essa. Qui abbiamo due momenti importanti, oltre a questa preghiera accorata di Gesù, in maniera particolare San Luca nel suo Vangelo dice che Gesù ha pregato così intensamente ed è stato assalito dalla paura, quindi denota anche che la passione di Gesù non l'ha vissuta a cuor leggero, ma come tutti noi di fronte alla volontà di Dio che spesso risulta essere dura da accettarsi nella nostra vita, ha chiesto al Padre la forza ed è stato confortato dalla presenza dell'angelo che apparendogli dal cielo lo conforta circa la veridicità della strada che sta seguendo, che è la strada giusta, la strada voluta da Dio, la strada del bene, della redenzione. E poi il momento degli apostoli che anziché vegliare e pregare con lui si addormentano, i Vangeli dicono perché erano appesantiti i loro occhi, indica effettivamente il momento anche della debolezza nostra umana, il momento dello scoramento del cuore, non
nelle sofferenze, nei momenti difficili della nostra vita, quando dovremmo maggiormente affidarci a Dio, spesso questo non avviene perché magari ci allontaniamo, ci scoraggiamo, ecco, nel cammino di fede, sopraffatti dal dolore, dalla sofferenza, come è avvenuto per loro. Vieni. Te ne sei proprio meritato. È stato un valido aiuto, Giuda. Ma adesso va via, via! Ho tradito il sangue innocente! Che mi interessa a me? Venitela tu! Ma adesso va via! E quando basta che sia condotto dal procuratore Ponzio Pilato, solo a lui compete il giudizio definitivo di su questo bestemmiatore. No, non c'entro niente io. Sono pazzi. Non conosco questo Gesù di cui parlate. Lasciatemi andare. Il momento più duro, quello da cui ovviamente è scaturita la crocifissione, ossia la condanna appunto a morte, ad essere crocifisso. Qui abbiamo vissuto la scena del processo civile davanti a Gesù, perché prima c'era stato quello religioso fatto dal Sinedrio, ma che non aveva all'epoca di Gesù più alcuna influenza sotto il profilo giuridico. Per questo sono costretti a rivolgersi al procuratore romano Ponzio Pilato perché confermi la loro sentenza di morte, e il procuratore si rende subito conto che le accuse che muovono Gesù non hanno nulla a che vedere con quelli degli altri malfattori che lui è solito trattare. Sono accuse di religione, fondamentalmente si è fatto figlio di Dio, che ai romani non interessavano. E a un certo punto, vedendo che l'imperatore, che il procuratore in qualche modo tergiversa, non condanna Gesù a morte, tant'è vero che lo sottopone alla la pena della flagellazione. Qui vorrei ricordare che i romani non comminavano mai tutte e due le pene, cioè la pena capitale di morte e la flagellazione insieme, perché erano alternative. Invece la flagellazione a Gesù viene data proprio perché Pilato vuole salvarlo dalla morte di croce, e qui Gesù subisce il dileggio dei soldati, la coronazione di spine, perché lui è accusato di essersi fatto re, e per questo lo burlano mettendogli, dopo la flagellazione appunto, addosso un mantello rosso che trovano lì negli stracci ammucchiati in un angolo della corte, e la corona di spine, una canna in mano ad emulare lo scettro. E così come il re di burla viene da Pilato presentato alla folla, con la speranza che, vedendolo così ridotto, potesse in qualche modo salvarlo, ma questo non avviene perché i sacerdoti del popolo sobillano gli anziani, appunto, i quali pretendono la liberazione di Barabba, di un assassino messo in carcere per sedizione appunto e rivolta contro i romani, e chiedono a Pilato insistentemente che Gesù venga crocifisso. E Pilato, vedendo crescere il tumulto, le grida, vedendo il popolo in agitazione, acconsente a questo punto alle loro richieste, cede. E la logica della biega politica, che per salvaguardare il proprio trono, la propria poltrona, non esita a sacrificare il debole, a sacrificare anche l'innocente, come in questo caso. E Gesù incarna in questo momento i tanti diseredati della storia, i tanti uomini che purtroppo nella loro debolezza sono stati schiacciati dai potenti della terra. Io non trovo in lui nessuna colpa. Lo farò flagellare in ricordo della giustizia romana, dopodiché lo libererò. Oh, crocifiggilo! 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 Prendiamo lui e crocifiggelo. Io non trovo in lui nessuna colpa. Noi abbiamo la legge.
di quante cose ti accusano. Non mi parli. Lo sai che io ho il potere di metterti in libertà. È il potere di metterti in croce. Tanti momenti, questa Via Crucis, la madre di Gesù che piange il proprio figliuolo, le cadute di Gesù. È un'immagine che può essere comparata, paragonata anche al cammino dell'uomo, alla sua sofferenza, alle cadute che ci sono nella vita terrena. Sì, in realtà la via dolorosa, così come noi l'abbiamo avuta tramandata, è una via che ricorda all'uomo appunto il suo cammino di dolore e di sofferenza. Infatti dai Vangeli è ricordata soltanto il momento in cui un contadino, il Cireneo, viene chiamato a portare la croce di Gesù. L'incontro della madre indica come l'affetto vero, l'amore vero, no? Come quello di un genitore, no? può esserci vicino nei momenti del bisogno. Questo accorato, no? Pianto della Madonna che incontra il suo figlio lungo il percorso della croce ne è il segno eloquente. Anche il gesto della Veronica, questa donna del popolo, no? Che ha il coraggio di superare il cordone dei soldati, di andare incontro a questo uomo che non conosce fondamentalmente, per asciugargli con un candido lino il volto insanguinato, e il gesto di quella umanità, ecco, che noi tutti ci portiamo dietro nel vedere una persona sofferente, bisognosa, ecco, verso la quale sentiamo innato il bisogno di chinarci per aiutarlo. E poi le donne anche di Gerusalemme che piangono su Gesù, ecco, sono anch'esse il segno, no, della pietà popolare, no, che condivide i momenti difficili, drammatici, ecco, della vita. Anche le cadute fondamentalmente, che non sono annoverate nei Vangeli ma che senz'altro saranno avvenute lungo il percorso doloroso, sono il segno appunto della nostra debolezza umana. Dietro, dietro! Dietro!
ma su voi stesse e sui vostri figli, perché è così trattato il legno verde che ne sarà di quello secco. Dietro, dietro! Costui chiama Elia, vediamo se viene Elia a liberarlo. Donna, ci separano alcuni momenti ancora dalla risurrezione, ma commentiamo la crocifissione, un momento davvero di forte sofferenza, di forte commozione, di partecipazione. Ci siamo immedesimati tutti nel sacrificio di Cristo. Sì, la pena della crocifissione era una pena tremenda, forse fra tutte le pene di morte veramente la più atroce, che i romani comminavano solamente agli schiavi, alle persone più infime praticamente. Gesù ha voluto assumere questa pena proprio per vivere al massimo il dono della sua donazione al Padre per la redenzione e la salvezza della umanità. E così denota in questa scena, da un lato, ecco, il Cristo che per amore dona la sua vita, riecheggiano nelle nostre orecchie le sue parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi la cattiveria, ecco, dei sommi sacerdoti, dei capi del popolo, che inveiscono ancora contro di lui sotto la croce.
E poi bellissimo il momento del pianto della Madonna, quando Gesù ormai morto viene calato dalla croce e donato alla madre, che lo accoglie con il suo grembo. Il pianto di Maria penso che veramente raccolga tutte le lacrime dell'umanità, le sofferenze che Cristo è venuto a redimere, dalle quali è venuto a salvarci. E di loro, io salgo il Padre mio e il Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ho visto il Signore! È vero, ho visto il Signore! Lui mi ha detto di dirvelo! L'abbiamo visto! Oh, io ve l'ho detto! Pace a voi! Maestro! Figlioli, perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Toccate e guardate, infatti, un fantasma. Non ha carne ed ossa come vedete che io ho. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, ma a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato. E non essere più incredulo, ma credente. Mio Signore e mio Dio, perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. È lui il protagonista, Gesù. Certamente uno sforzo fisico, ma una grandissima soddisfazione morale. Interpretare Cristo significa anche così comprendere il vero significato della vita. Certamente, è una sensazione molto forte, bellissimo. Ripercorrere tutti i vari passaggi che ha vissuto il Cristo e provare questa stessa emozione, provare la sofferenza che ha potuto patire il Cristo, mi emoziona tantissimo. È una soddisfazione e soprattutto sono molto contento per averlo interpretato nuovamente anche quest'anno. Posso dire solo una cosa, che mi ha emozionato tantissimo. Monsignor Morelli, è il momento del commiato, il momento della risurrezione, il momento in cui il bene trionfa sul male.
Siamo alla 24esima edizione, l'anno prossimo saranno le nozze d'argento. Sì, è così in realtà. Ci prepariamo a questo 25ennale che ormai è prossimo, essendo già alle nostre spalle, no? La edizione 24esima che si è appena chiusa, e questo momento molto bello della resurrezione indica che la morte non ha l'ultima parola nella nostra vita, ma bensì appunto la vita stessa. E poi un'altra cosa importante è che il male non trionfa, ma sempre il bene, ecco, di cui Gesù è l'interprete, possiamo dire, principale, colui che maggiormente, ecco, lo testimonia proprio con la sua gloriosa resurrezione. Poi un altro dato importantissimo è che il Cristo continua spiritualmente a vivere nella sua Chiesa, che cammina come discepola sulle orme del suo maestro, accompagnata dal suo insegnamento, ma soprattutto dal dono della sua presenza, che rimane sempre con noi, accanto a noi, nel cammino della storia, nel cammino della vita. È un'occasione per rivolgere gli auguri a tutta la comunità leporanese e a tutta l'area ionica. Sì, colgo l'occasione per rivolgere appunto gli auguri. Un momento difficile che vive Taranto sotto, sì, tanti aspetti. Sì, sì. Dicevo, per rivolgere gli auguri più fervidi di una santa Pasqua che sia portatrice davvero di vita nuova per la nostra cittadina ionica, soprattutto per i tanti che ancora giovani hanno bisogno di un'occupazione di lavoro, e un ricordo particolare agli ammalati in questo particolare momento.